Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Allora, stasera facciamo un video che non era in programma, ma ci è venuto in mente di fare come speciale. E qualche giorno fa abbiamo postato un video, un brevissimo video su Facebook, sulla ricarica del Garand, e che ha suscitato un notevole clamore. In questo video cosa facevamo vedere? Facevamo vedere il metodo di ricarica di John Garand, per cui John Garand aveva progettato questo fucile. Ovviamente sono arrivati migliaia di commenti incazzati di gente: ah, tu ti ucciderai il dito, si vede che non hai fatto la naia. Sì, è vero, non ho fatto la naia, io sono 89, lui è un 91, no, non l'abbiamo fatta. No, a questo punto dice anche dove abito. Ah, vai tra, ok. Previdenza sociale. Sì. Facciamo vedere un po' di spieghiamola dal principio questa cosa. Allora, stasera abbiamo qua due Garand, il mio del 53 e quello di Yaqui, che è un seconda guerra, così facciamo una doppia prova, e abbiamo 8, adesso le faremo vedere, cartucce inerti, quindi senza innesco, senza polvere, solo bossolo e palla, e due lastrine, per far vedere anche la differenza. Proviamo tutte le varie differenze. Proveremo che, contrariamente a quanto si narra, il lasciare il dito nel Garand in fase di caricamento è impossibile. È impossibile, contrariamente alla leggenda, a tutto quanto. Allora Max, dai, facciamo vedere. Prima inizio io e facciamo vedere. Scarico. Allora, iniziamo con una lastrina, mettiamo le nostre cartucce dentro, 1, 2, 3, 4, facciamo in modo che quella in alto venga presentata sulla destra, come da regolamento. Che regolamento? Le lastrine devono essere impaccate, non so cosa cambi e se cambi qualcosa, però da... come si dice, da capitolato, la lastrina deve essere impacchettata con la cartuccia più in alto, mm-hmm, che viene presentata a destra. Va bene. Vai dentro, bastardo. Boh, iniziamo. Allora, facciamo vedere il sistema che tutti conoscete, che tutti sappiamo, che avete imparato al militare, quello di fermare l'asta d'armamento con il palmo della mano, si tira via e poi gli si dà il colpetto. Questo è il classico sistema che hanno insegnato prima nell'esercito americano e poi anche nel nostro, penso in tutti gli eserciti che hanno adottato il Garand come arma da fianco. Ma facciamo vedere che il metodo originale pensato da John Garand era un altro, ovvero aprire, spingere con forza e lasciare andare. Questo qua è il sistema più veloce e ugualmente sicuro. Facciamo vedere. Aspetta, questo qua deve arrivare a destra. Rifacciamo vedere. Si preme con decisione sulla cartuccia più in alto e all'altezza della lastrina, in modo che una volta arrivata a fondo la cartuccia sia trattenuta dal dito. Il dito, finché il dito spinge, finché il dito applica pressione, la cartuccia non parte, vedete? E l'otturatore si chiude. Adesso l'ho fatta partire piano piano, l'otturatore non si è chiuso del tutto. Però se si fa come si deve, vedete? Sto continuando all'ignoranza, poi adesso proveremo anche con l'altro fucile per far vedere che non dipende da fucile a fucile. Semplicemente si pigia e poi si tira via la mano. Nessuno. Adesso la proverò a rifare di nuovo lentissima per simulare il soldato meno sveglio della compagnia. Ciao capo. Ok. Soldato Dufus. Arriva. Pigio più piano che posso.
Anche se pigio, devo comunque applicare una certa forza per arrivare giù, quindi vedete che, quindi adesso tiro via piano piano il dito, vedete che l'otturatore mi scivola via, poi chiaramente l'otturatore non si chiude del tutto se lo lascio scorrere piano. Vai Max, proviamo te. Anzi, prima facciamo vedere che poi, adesso, a parte il discorso che nel titolo abbiamo messo, il che è impossibile ottimale col Garand, non è del tutto vero, perché chiaramente come tutte le leggende c'è un fondo di verità. Ma qual è il fondo di verità? Il fondo di verità è che il dito nel Garand lo si può lasciare in due casi. Uno dei casi è mentre si smonta il fucile con tutti i pezzi scoperti, ed è capitato anche a me, perché col fucile ero lì che trafficavo, cercavo di rimettere tutti quei pezzi di merda incastrati in sto meccanica, a un certo punto pigia non pigia, mi è scattato l'otturatore, mi sono chiavato il dito. È successo anche a me. L'altro sistema, l'altro modo invece, che è successo al nostro Gian, per dire, non aveva tirato indietro del tutto la manetta, quindi vedete che, adesso lo facciamo vedere anche nel dettaglio, non tirando indietro del tutto la manetta, la testa, la faccia dell'otturatore rimane contro al follower. Quindi basta una mini pressione, vedete che basta una minima pressione. Max, passami il dito. No, quel cazzo che uso il dito. Anzi, passami il guanto. Anzi, no, abbiamo la regia ci ha passato una penna. Guardate che basta una, eccola. E lì effettivamente ci si fa male. Ecco, vedete che la nostra penna è stata chiavata. Così ci si fa male, ma non caricando. Caricando è impossibile. Vai Max, prova in quello lì. Che palle, mi tocca farmi del male perché voi fate. No, non ti fai del male. Schifoso. Non hai. Non... Vai, sistema John Garand. Pigia. Molla, lascia andare. Ok. Adesso hai tolto il dito veloce, vedi che togliendo il dito veloce l'otturatore si chiude, va in batteria e senza nessuna difficoltà. Se invece... Molla. Togli la mano, voglio fare... No, che manca puttana! Boh, sono a posto però. No, fai la prova, dai, facciamo contento il pubblico a casa. Fai vedere che non ti chiavi le dita se non sei svelto. Sono svelto. Sì. Perché devo dimostrare che non sono sveglio? Sì, dimostra. Sforzati di essere stupido, per Dio. Vedi. Tira via il dito pianino. Vedi che... Non ho pigiato giù, mica. Ecco. Visto? È semplicemente, cosa si ottiene? Si ottiene che l'otturatore non si chiude del tutto. Boh. A questo punto riproviamo anche con l'altra lastrina per far vedere al pubblico da casa che non è un casino di lastrina, non è un problema di lastrina, perché proviamo tutte le combo. Facciamo l'ultima prova. Allora, questa è... No, aspetta, ok, presentiamo... Ok, facciamo l'ultima prova con l'altra lastrina in questo pigio, lascio andare pianino il dito, ecco, vedete che l'unica cosa che succede è che l'otturatore non si chiude del tutto, porca puttana. Boh, a posto. Direi che il mito che caricando il Garand senza usare la mano contro la manetta sia stato sfatato. Cosa dici, Max? Sì, sì. Ma che cazzo ne frega. Allora, direi che questo video abbiamo finito. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e al prossimo mito da sfatare. Basta, Max, abbiamo sfatato il mito. Basta adesso.